Buongiorno ragazzi, oggi che giorno è? Martedì. Chiudo la porta qui perché ho aperto completamente tutte le finestre delle camere per far cambiare aria. Quindi chiudo un attimino e mi preparo il cappuccino stamattina perché non ho ancora fatto colazione. Mi sono svegliata. Non da tantissimo, come si può vedere. Abbiamo finalmente ricomprato anche il cappuccino perché c'era finito, l'avevamo finito e quindi abbiamo fatto qualche giorno senza. Domenica siamo, no, sabato siamo andati a fare la spesa, quindi l'abbiamo ricomprato. Io non posso fare a meno del cappuccino, cioè posso fare a meno, però lo bevo molto volentieri. Quindi adesso me lo preparo subitissimo. Tra l'altro, stavo anche pensando ieri sera nel sistemare la cucina di cambiare magari un po' la disposizione delle cose. Ad esempio, qui tengo le tazze, mi trovo sempre molto bene con le tazze qui, quindi queste penso proprio di lasciarle qui. Però volevo provare a mettere i biscotti, le varie cose, il pane, tutte le cose che normalmente teniamo qui sotto, li volevo mettere nell'isola, sotto nel cassettone più in basso dove adesso ho tipo le tortiere, cose che comunque uso poco, comunque le teglie per il forno, poi cos'è che ho, non ricordo neanche più, i taglieri in legno, ciotoline varie, taglieri d'Ikea, le moche del caffè, mattarello, insomma robe così, visto che le uso un pochettino, cioè non con frequenza, volevo spostarli, metterli magari da questa parte e tutti i biscotti, le cosine così, tenerle di qua e vedere insomma come mi trovo a fare un piccolo cambiamento. Non so se riesco a fare questa cosa oggi perché voglio andare anche da IKEA, però magari se non faccio troppo tardi potrei pensarci anche di fare questa cosa. Dopo, visto che vado anche da IKEA, volevo passare anche da Maison du Monde, ad esempio questa zuccheriera, visto che continuate a chiedermelo ogni volta che ve la mostro, questa l'ho presa da Maison du Monde. Volevo passare anche da Maison du Monde a prendere, cioè a vedere tutte le novità, perché è davvero da tanto 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 tempo che non ci vado. Praticamente saranno passati mesi, mesi, mesi e mesi. L'ultima volta che sono andata, probabilmente è stato a settembre, settembre forse ottobre, forse, e quindi volevo andare a vedere un po' di novità. Io sono sempre la solita, sempre, perché ho la batteria mezza scarica. L'altro giorno nel weekend ho registrato un video per D&Beauty, non l'ho poi mi sono messa ad editarlo perché dovevo assolutamente consegnarlo e non ho caricato la batteria, mi sono dimenticata. Stamattina mi sveglio con la batteria mezza scarica, ma fa niente, dettagli, dopo la vado a caricare un pochettino. Tra l'altro, in questi giorni si intravede un pochettino di primavera. Oggi, ad esempio, è una giornata bella, c'è il sole, è stato molto bello anche ieri. E poi le temperature sono molto più alte e quindi sembra davvero quasi primavera. Ad esempio, ieri pomeriggio, dopo pranzo, prima di andare a lavoro, sono andata con mia sorella e mia mamma a portare Pato, Joy e Mocha a fare una passeggiata. Un cagnolino per uno avevamo e si stava da Dio, benissimo. C'era il sole, le temperature erano magnifiche, non avevo assolutamente freddo. Io sono una che patisce il freddo davvero tanto, si stava una meraviglia. E anche oggi la giornata sembra essere molto bella, ma in realtà così un po' tutta la settimana, quindi sono contenta di questo. Sono un po' meno contenta invece dei contagi che ancora ci sono, specialmente qui nella mia provincia, Brescia. I casi stanno aumentando ancora e mi auguro fra qualche settimana di non trovarci nuovamente in zona rossa, anche perché adesso essendo in zona gialla riusciamo un pochettino a fare qualcosina in più. Si vive la vita un po' più normalmente.
E appunto volevo approfittarne anche per andare da IKEA perché, come vi ho detto prima, è davvero forse da fine estate che non ci vado più e volevo vedere un po' di cosine anche per la taverna, vedere se c'è qualcosa di interessante che mi può servire. Sicuramente mi conosco e da Maison du Monde verrò tentata. Quando passa tanto tempo da una visita all'altra, diciamo, escono tante cose nuove, quindi io mi faccio sempre tentare e le compro. Ultimamente, quando praticamente ho casa, spendo solo, quasi solo ed esclusivamente per la casa. Una volta ero una che entrava da Zara e usciva sempre con qualcosa, oppure, cioè non sempre, però molto spesso prendeva qualcosa, magari anche un vestito o un pantalone che non per forza mi serviva, però magari mi facevo un po' prendere e lo compravo, oppure andavo da Sephora e mi compravo qualcosa, non so, un mascara, un fondotinta. Non che adesso io non usi mascara e fondotinta, però mi sono molto limitata. Invece, per quanto riguarda la casa, devo dire che mi sto dando proprio alla pazza gioia e volevo anche ringraziarvi per i complimenti che ho ricevuto sotto il video dedicato ai gradini, perché finalmente sono ultimata, è venuto anche il pittore questo weekend e ha sistemato questa zona, così mi sono fatta lasciare anche la pittura, il bianco che ha utilizzato lui per la casa, perché noi non riuscivamo a trovarlo della stessa tonalità, seppur bianco, erano sempre tutti bianchi diversi, quindi mi sono lasciata lasciare un po' di pittura, così se c'è qualche ritocchino da fare piccolino lo posso fare anche io, perché sapete che ormai ho scoperto anche questa passione che mi piace pitturare le pareti, l'ho fatto molto volentieri quest'estate in taverna e quindi insomma se c'è bisogno qualche ritocchino lo faccio senza problemi. Ho recuperato la mia agenda che devo segnarmi un po' di cosine che devo fare oggi, dei piccoli promemoria. Tra l'altro, ho ricevuto anche due mail di due pacchi in arrivo e spero che arrivino questa mattina prima che io esca di casa, altrimenti, come sempre, altrimenti, come sempre, o suonano la mia cognata oppure mi lanciano i pacchi direttamente in giardino. Noi, infatti, fuori sul citofono abbiamo scritto che se non ci siamo devono suonare appunto a mia cognata, così lei normalmente è più a casa di me e insomma, se non ci siamo noi, magari c'è lei oppure, come vi ho detto, ci lanciano i pacchi in giardino, perché è già capitato anche questo. Non si è mai rotto niente, fortunatamente, però è sempre così. Adesso mi segno giusto due cosine perché sennò. Ciao, mi dimentico tutto. Mi sono cambiata, mi sono truccata, sono pronta per uscire. Fra poco parto. Nel frattempo ho messo anche in carica la batteria, così riesco a continuare questo vlog senza interruzioni. È arrivato anche un corriere che mi ha portato uno dei pacchi che aspettavo. Il secondo ancora deve arrivare, arriverà sicuramente nel pomeriggio, però io fra poco devo uscire. Prima però, prima di andare, ci tenevo a farvi vedere dei braccialetti che mi sono arrivati da diverse settimane e che mi sono piaciuti tanto, sia per come hai fatto il braccialetto in sé, ma anche per l'iniziativa che c'è dietro a questi bracciali. Adesso mi metto comoda così vi faccio vedere. I braccialetti in questione sono questi, dopo ve lo faccio vedere più da vicino, sono meravigliosi. Il brand è Your Way, che vi lascio qui in descrizione. E qual è l'iniziativa che c'è dietro a questi braccialetti? Se acquistate questo modello in particolare, quindi questo verde con il simbolo della pace, sosterrete il progetto Nessuno Escluso. Questo bracciale è realizzato in collaborazione con Emergency e appunto per ogni bracciale acquistato vengono donati 4 euro e per ogni simbolo della pace invece vengono donati 50 centesimi, che servono poi per acquistare pacchi alimentari e beni di prima necessità da dare alle persone colpite dalla pandemia e che hanno insomma bisogno di aiuto. Trovo questo progetto davvero bellissimo, quindi il primo braccialetto
è questo. Dopo, ovviamente li potete personalizzare, ci sono tanti bracciali, tanti colori tra cui poter scegliere, la tinta unita, la fantasia. Io ne ho scelti diversi, non solo per me, ma anche da regalare. Ad esempio, per Ste lui ha scelto questo. Tutti i braccialetti sono in gomma, quindi li potete tenere sempre su perché non si rovinano. Sono in gomma e poi potete scegliere cosa inserire, ci sono vari simboli, eppure ci sono le lettere, le iniziali, e potete quindi comporre una frase, oppure come ha scelto Ste o come ho fatto anch'io il vostro nome. Vi faccio vedere velocemente come sono i bracciali, quelli che abbiamo scelto noi, però poi in descrizione potete andare sul sito e vedere tutti i bracciali che hanno, e facendo un piccolo acquisto, perché poi questi bracciali sono anche hanno un prezzo davvero molto vantaggioso, potete contribuire a aiutare le persone in difficoltà acquistando in più questa versione. Partiamo dal mio. Io ho scelto questo color sabbia, color tortora, con le lettere dorate. Ho fatto mettere appunto il mio nome con il cuoricino. Guardate quanto è bello. Ovviamente poi viene regolato a misura, ci sono dei buchini da fare in base alla misura del vostro polso. Indossato lo trovo davvero meraviglioso, mi piace tantissimo. Poi, come vi ho fatto vedere prima, Ste ha scelto questo nero con appunto il suo nome in bianco. Poi questo è quello realizzato in collaborazione con Emergency, infatti anche qui potete vedere il logo di Emergency e c'è il simbolo della pace. Poi il bello di questi braccialetti è che potete sfilare il ciondolino e andare a sostituirli mantenendo magari sempre lo stesso bracciale. Poi, sempre con il simbolo della pace, questo che invece ha fantasia ed è mandala. Guardate che bello, bellissimo questo qui. Poi, mio papà ha scelto come Ste il bracciale nero con la scritta Jerry, che è il suo soprannome, e le letterine sono in argento. Poi, sempre in sabbia, questo con il simbolo dell'infinito in bianco. Vedete, poi qua ci sono i buchini, in alcuni li ho già fatti, in altri sono ancora da fare. Vedete, c'è proprio la possibilità di regolare il bracciale. Poi, sorpresa delle sorprese, abbiamo scelto per Alice questo. Dopo, stasera glielo vado a dare, non lo sa. E dopo, mia mamma invece ha scelto questo, sempre mandala, con la sua iniziale, quella di mio papà, con il cuoricino al centro. Sono davvero una meraviglia. Sono bellissimi, anche indossati più di uno. Anche se ne mettete un paio, stanno benissimo. Ad esempio, per come sono vestita oggi, questo mandala ci sta super bene. Adesso scappo perché altrimenti faccio tardi e non voglio stare via troppo tempo. Voglio fare una cosa abbastanza veloce, quindi non proprio una toccata e fuga, però andare a fare un girettino tranquillo, un'oretta, e poi tornare a casa anche abbastanza presto perché ho un po' di cosine da fare, quindi non voglio perdere tutto il giorno al centro commerciale perché non mi va. Quindi voglio andare in pausa pranzo, così spero ci sia meno gente possibile. Poi oggi è martedì, quindi immagino non ci sia gran casino. Non vi porto con me perché tutte le volte che io provo a filmare qualcosa nei negozi vengo sgridata. L'ultima volta è successo in un negozio di giardinaggio, stavo riprendendo un po' le decorazioni di Natale. Ecco, l'ultima volta che sono uscita è stato a novembre. Inizio novembre, metà novembre, per guardare i decori di Natale, le lucine, eccetera. Stavo riprendendo, si avvicina una commessa del negozio e mi dice: queste riprese sono per te, o vanno sul web? E io resto lì così e gli dico: no, no, le tengo per me. Avevo già capito, quindi ho detto che non caricherò mai queste clip. E praticamente mi ha detto che avevano già avuto problemi in passato con qualcuno che aveva ripreso e aveva poi pubblicato sui social senza il loro permesso, insomma, delle clip, e quindi mi ha detto: assolutamente non lo puoi fare, ho messo via la mia macchinetta e quindi onde evitare ancora cose di questo tipo non la porto. Però ovviamente se compro qualcosa sarete le prime a vedere tutto quanto, prima ancora di Ste, perché lui oggi è in ufficio e quindi tornerà stasera tardi, quindi stasera tardi tipo alle 7 come il suo solito.
solito. E sicuramente io quell'ora spero, ma penso proprio di essere già tornata, quindi vi avrò già fatto vedere tutto quanto. Niente, mi metto il cappotto e ci vediamo più tardi. Come non detto, sono arrivata a casa da poco, appena finito una chiamata di lavoro, però in realtà è durata molto, sono molto veloce, quindi sono arrivata a casa tipo alle 6:30, sono le 6:36. Cosa vi ho detto prima? Non voglio fare tardi e invece ho fatto più tardi del previsto. Voglio accendere anche la stufa perché fa un pochettino di freddo. Ho preso un po' di freddo poi stasera, perché vi spiego la mia giornata. Sono arrivata a casa dei miei, siamo andate subito, è venuta anche mia mamma a fare un giro, siamo andate subito da Ikea. Ho preso qualcosina, si intravede forse qualcosina lì, dopo magari vi faccio vedere. Sono andata da Maison du Monde e poi mi è passata proprio la voglia, perché c'era effettivamente un bel po' di gente, quindi non avevo voglia di girare nel centro commerciale. Ho fatto i miei due negozietti che volevo vedere e poi sono... siamo venute via. Nel venire via siamo passati davanti al bar e c'erano delle brioche, dei krafen super invitanti, e visto che nel pomeriggio giravano già le voci su una possibile zona arancione di nuovo da stasera per la provincia di Brescia, ho pensato passo a salutare mia nonna, visto che abita vicino al centro commerciale, già che sono di strada, già che sono in giro, ne approfitto. Quindi abbiamo preso una merendina, ho preso dei krafen e siamo andati da mia nonna, abbiamo fatto questa sorpresa, abbiamo fatto diciamo una merendina insieme, siamo rimaste lì un pochettino nel pomeriggio, siamo arrivate poi di nuovo a casa e abbiamo portato la piccola Gioia, che adesso sta dormendo, è distrutta. Abbiamo portato Gioia a fare una passeggiata, anche Moka è venuto, anche Pato, quindi siamo andati a fare un giretto anche oggi. Però siamo usciti che erano tipo le 5, siamo stati fuori tra una cosa e l'altra un'oretta quasi, siamo arrivati a casa alle 6, quindi il sole insomma era sceso, ho preso un pochettino di freddo, anche se in realtà la temperatura non era male per essere le 6 del... oggi che giorno è? Del 23 di febbraio, se non ero oggi il 23, e adesso però sono arrivata a casa, volevo accendere la stufa per scaldarmi un pochettino, anche perché fra poco arriva Ste e dobbiamo preparare già qualcosa per cena, anche se non ho una grandissima fame proprio perché ho fatto merenda un pochettino tardi. Comunque ho fatto un po' di shopping, sono contenta delle cosine che ho preso, poche ma buone. Adesso mi sistemo un attimo, metto un pochettino più comoda, mi tolgo le scarpe e poi ne approfitto per farvi vedere le cose che ho preso oggi pomeriggio. In realtà l'unica cosa che ho fatto è stata togliermi le scarpe, sti adesso, perché è appena arrivato a casa. Non ho preso tante cose. Vediamo. Non ho preso tante cose. Sono stata brava, però sai che c'era un sacco di gente? Sì? Sì, c'era tanta gente. Cioè non me l'aspettavo per essere un martedì tipo le 3 del pomeriggio, però c'era pieno. Partiamo dallo shopping che ho fatto da Maison du Monde. Ho preso giusto due cosine. C'erano tantissime cose meravigliose, c'era ancora qualcosina in saldo, però sono stata brava e ho proprio resistito, ho preso giusto due chicche. Però quando entro da Maison du Monde resto sempre affascinata, perché raramente non mi piace qualcosa. Prima cosina che ho preso in saldo, questa è l'unica cosa che ho trovato in saldo al 50%, un portachiavi, praticamente l'ho pagato 3 euro, un portachiavi a forma di coniglietto. Moka, tutto ok? Guarda quanto è carino. Portachiavi, vabbè, per la macchina, visto che quello che avevo si era rotto. Di solito per la macchina mi piace sempre avere un portachiavi un po' carino, quindi quando ho visto questo in saldo tutto bello morbidoso l'ho preso. Poi tovaglietta, perché ho preso questa, Ste? Perché di questa tonda ne abbiamo solo una, se ti ricordi, e quindi ne ho presa un'altra così da avere la coppia, 6 euro. In realtà ero convinta ci fosse anche da Ikea, ma non l'ho trovata, quindi o nell'Ikea dove sono andata io li hanno finiti, oppure ricordo male e li ho sempre visti da Maison du Monde. E poi ho preso, guarda qua che bellezza, bella, bella? Perché è bella? Cos'è? No? Guarda bene, guarda bene,
Non è una tappeto. Un tappeto. Ho preso questo tappeto che è meraviglioso. Nel frattempo le cagnoline stanno cenando prima di noi in anticipo. Si vede che con la passeggiata gli è venuta fame. Comunque questo tappeto meraviglioso, tutto bianco con le bianco, in realtà è un bianco sporco con le frange laterali e poi ci sono questi disegni geometrici sul nero. Questo tappeto l'ho pensato da mettere ai piedi della cucina dove c'è il lavandino e la lavastoviglie, così che tutte le sere il pavimento non rischia di sporcarsi con... insomma con l'acqua del lavandino, tra lavandino e lavastoviglie, di solito in quella zona si sporca sempre un pochettino. Cerchiamo di rimediare un po' con un tappeto come questo che ho pagato. Dai un prezzo a questo tappeto, quanto l'ho pagato? 9,90. Sì, vabbè. 22,99. Okay. 23 euro, però secondo me è molto bello. Poi IKEA, perché da Maison du Monde ho già finito. Ah, Maison du Monde, pensavo da IKEA. No, Maison du Monde. Maison du Monde effettivamente è un po' carettino, e c'è certe cose sono care. Questa? 9,90. Spero. 9,90, no. Di più? Di meno, 6 euro, 5,99. Recupero IKEA. Poi, da IKEA ho preso questa tenda modello Anna Lil. È una tenda color sabbia, tipo il colore del nostro pavimento, non è bianco, sembra bianca in videocamera, però in realtà è un sabbia, è un color nocciola chiarissimo. Ho preso una coppia, poi all'interno ce ne sono due, l'ho pagata, non mi ricordo più, non c'è scritto il prezzo. No, tipo forse 19,90. E le ho pensate o per la taverna oppure per la camera da letto. Però attualmente in camera da letto abbiamo la tenda a rullo, quindi bisognerebbe smontare, togliere quella che abbiamo adesso, prendere un bastone per questo tipo di tenda, il classico tendaggio, e andare a cambiarlo. Quindi vediamo un attimo. In caso, diciamo, ho la scorta o il ricambio per la taverna. Poi, sempre tenda, ho preso questa che invece è bianca. Anche questa da avere di scorta quando vado a lavare le tende che attualmente ci sono in taverna. Questo è il modello Ilia ed è invece completamente bianco. Queste forse le ho pagate sempre a 19,90, mi pare. Guarda che belli questi ste. Due copri cuscini, questi non è un colore nuovo, però lo trovo bellissimo. È simile a quello che già avevo preso sempre da IKEA, tipo effetto vellutino. Questo è il modello Gurli e è un color carta da zucchero stupendo. Ne ho presi soltanto due perché questi li voglio mettere o questa primavera sulle poltroncine qui sotto il portico davanti a casa da esterno, oppure in camera da letto, mentre sul divano di solito ne metto più di due, quindi mantengo il modello che avevo preso qualche mese fa. E poi la novità invece è questa, sempre modello Gurli, ma è un color azzurro chiaro, quasi un neanche un verde acqua, sì, un azzurrino chiaro, vedete a differenza di questo, decisamente più chiaro. Questa è una novità, uno dei colori usciti da poco, misura 50x50, anche di questi ne ho presi due perché li voglio mettere in camera da letto, sul letto. Mi piace avere il letto pieno di cuscini quando è bello fatto, però volevo un colore un po' diverso, quindi quando ho visto questi azzurri me ne sono follemente innamorata. Poi ho preso questo contenitore trasparente in legno. Noi abbiamo solo contenitori così per la pasta, la farina, lo zucchero, il riso, per qualsiasi cosa. Ne ho preso un altro, ha il tappo in bambù e questo l'ho pagato 6 euro, se non ricordo male. Poi, un po' da abbinare ai cuscini, ho preso questi due strofinacci che penso sia una novità perché non li avevo mai visti, ma linea Sandviva. E sono uno tinta unita, sempre color carta da zucchero, e uno invece con dei dettagli geometrici. C'erano anche gialli, un giallino, un pastello chiaro, molto bello. Però io di giallo in casa praticamente non ho nulla, quindi ho preso questo colore. Poi io sono proprio in fissa con l'azzurro. Nel frattempo si è già stufato del mio shopping. Poi ho preso questo, che in realtà serve per i piatti, per organizzare i piatti. Io invece lo voglio utilizzare per in lavanderia
come porta panni puliti da mettere proprio sul mobiletto a vista. E questo l'ho pagato, no, poi i prezzi non ci sono, quindi non mi ricordo effettivamente. Poi ho preso due confezioni di sacchettini, la misura piccolina stavolta sull'azzurro e la misura più grande con i dettagli bianchi. In sostanza sono questi sacchettini praticamente. L'ultima volta li avevo presi e c'era la versione con i fenicotteri. Questi li utilizzo tantissimo avendo la chiusura così quando devo andare a congelare piccole cose in freezer, quindi organizzo sacchetto per sacchetto e vado poi a mettere tutto, così che quando poi mi serve prendo soltanto un sacchettino. Visto che li avevo quasi finiti, ne ho presi due, e questi sono parecchio più grandi di quelli che vi ho appena fatto vedere. Non li ho mai provati, ma mi sono trovata talmente bene che verranno utili sicuramente anche questi più grandi. E poi l'ultima cosa che ho preso è questo kit da mettere sulla cucina. Adesso vedo come ci sta. C'era soltanto di questo colore, praticamente quasi nero, un grigio antracite scuro scuro scuro. Ho preso due dispenser perché non è venduto così, potete acquistare singolarmente un dispenser, potete prenderne due, potete prendere soltanto questo, questa struttura. Io però, diciamo, l'ho completato in questo modo perché da una parte voglio mettere il sapone per lavare le mani, da una parte il detersivo per i piatti, e qui invece mettere la spugna che ci serve appunto per lavare i piatti, così non è nel lavandino e è tutto un pochettino più ordinato. È comodo perché essendo in plastica si può lavare senza problemi, non si rovina. Mi piaceva anche quello in tipo legno, in bambù, che lo vendono nella sezione del bagno, però ho paura che poi alla lunga con l'acqua così si rovina, quindi ho voluto qualcosa di più pratico e ho preso questo, che ho pagato tipo tutto il kit, se non ricordo male, 6 euro, quindi è davvero molto economico. E nulla, questo è lo shopping che ho fatto da Ikea e da Maison du Monde. Adesso organizzo tutto perché se dobbiamo preparare la cena non so cosa fare. Cosa mangiamo? La domanda di tutte le sere: che cosa mangiamo? Boh. Quando non si può andare al bar, ho fatto un danno, il bar arriva da noi perché Ste ha preparato due spritz, ma manca l'acqua, hai detto? Sì. Pirlettino, spritz, lo dosi? Sì. Attenzione, che professionalità, ci vorrebbero delle patatine. Le abbiamo? Le abbiamo? Due crostini. Le patatine normali no, però. In tutto ciò noi stiamo facendo l'aperitivo senza patatine, sono 7:30 e non abbiamo ancora deciso che cosa fare per cena. Questo è un bel problema. Una cosa veloce. Alla fine stasera non mi ricordavo, ma in frigorifero avevo ancora l'insalata di mare, quindi io mangio questa, mentre se... si è preparato una super piadina con il prosciutto crudo, la mozzarella, mozzarella e la rucola. Buon appetito. Direi che per oggi ho dato. Adesso vado in bagno a farmi una bella doccia, sono 8:30, abbiamo già finito di cenare perché fortunatamente alla fine abbiamo fatto due cose abbastanza veloci, anzi la mia praticamente, il mio piatto era già pronto, mi era avanzato, non mi ricordavo più, quindi ho fatto quello, anche perché essendo pesce fresco non può stare in frigorifero per troppi giorni. Devo ancora sistemare le cosine, lo shopping che ho fatto, quindi adesso faccio un attimo questo e poi mi butto sotto la doccia, una bella doccia calda rigenerante, pigiamino, e poi probabilmente ci mettiamo, anzi no, voglio editare prima questo video così magari riesco a pubblicarlo già domani, e poi ci mettiamo a letto a guardare una puntatina. Siamo quasi ci manca l'ultima puntata della penultima stagione di Lucifer. Poi guardiamo la quinta stagione, ma abbiamo già visto che ci sono tipo 5-6 episodi, quindi è molto molto breve, quindi nel giro di una settimana probabilmente l'avremo finita. Devo dire che ci è piaciuta, non è molto il nostro genere, però questa ci è piaciuta, cioè ci sta piacendo. Poi verso la fine ci ha preso ancora di più in realtà rispetto alle prime stagioni. E niente, io spero che questo video vi sia stato di compagnia. Se è stato così, come sempre mettete un pollicino in su per farmelo sapere, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione, buona serata, buon pomeriggio, buona giornata, non so a che ora voi state guardando questo video,
Io vi do la buonanotte perché fra poco andiamo a nanna. Ciao!